neri di Jung. Per molti versi gli antichi ci battono, vedi le Upanishad. La domanda di Jung, che riecheggia in tutte le sue opere, qual è il mito che vivi? Nel capirlo saremmo già molto avanti. Io mi voglio realizzare. Sì, ma di quale io parli? Siamo esseri collettivi dominati, secondo la felice espressione di Nietzsche. Cancellando il mito cui aderiamo, la nostra vita non avrebbe valore. Né potremmo attribuirle un senso. Qual è il mito che vivi? Significa che non stai vivendo la tua vita, ma di altri. Il peccato capitale, secondo Jung. Capire qual è il mito che si vive non ha a che fare con la comprensione intellettuale, vedi Schopenhauer. Molte annotazioni di Jung hanno il sapore del koan di cui si interessò. Dà via tutto ciò che possiedi e riceverai. Ricordiamo che il ricco, pronto a seguire il Cristo, ne fu distolto dalle sue ricchezze, dall'invito al nudo. Anche se il nudo potrebbe non avere alcun nesso con la povertà o la ricchezza, i beni materiali. Non so se la povertà dello Jung visionario nel libro rosso e nei libri neri è quella materiale. Non dovrebbe, se l'alchimista non è che cerchi l'oro, l'aurum vulgi. Se poi si toglie per riavere in quantità inusitata, si è solo astuti. Gli antichi cinesi videro Lao Tzu come uno stratega, neanche di spirito elevato. Gli ultimi saranno i primi, ma allora ci si può fingere ultimi? Criticando Lao Tzu si critica Gesù e viceversa. Il motto del togliere per darsi è mitraico. Non è solo il togliere per avere che va stigmatizzato, ma qualsiasi atto o strategia per uno scopo. Che sia volontà di potenza o no, la vita fluisce, non si può arrestarla. Il Don Juan di Castaneda accennava all'intento, ma esso paralizza. L'intento ci toglie il respiro, ci distoglie dalla immediatezza vitale. Jung scrive: devo dunque imparare a fare senza significato, without meaning? Se è ciò che pretendi, sarà così. Questa ora ti appartiene. Ma cosa c'è lì se non c'è significato? Solo il nonsense, la sciocchezza, l'assurdità o la follia, mi pare. O c'è anche il significato, il senso supremo, sempre Jung che parla e scrive. Il mio commento. La vita senza significato atterrisce, si sprofonda nei meandri del nonsense. Eppure c'è anche una grande forza che si manifesta. Il senso supremo e la follia derivano dalla stessa fonte, sono la stessa cosa. È la scoperta di Jung
dopo il distacco da Freud e dall'università, da un certo mondo sociale. Il passo è da ponderare a lungo per evitare letture nichiliste che lo fraintenderebbero. La rinuncia, lo stato del sannyasin, anche nei confronti del pensiero, l'uomo occidentale si aggrappa al pensiero, non crede che la vita sia possibile a prescindere. La lunga illusione che porta all'idealismo a trionfare in filosofia.